Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi vi mostro cosa ho acquistato con i saldi, quindi sarà il primo try on haul sul mio canale. Ho acquistato dal negozio Tacco, ed eccolo qua, due buste giganti, e ho acquistato anche dal negozio OVS. Quindi vi mostro cosa ho acquistato, spero che sia uno spunto per chi come me è curvy, quindi niente, vi mostrerò anche gli abiti indossati. Ciao! Ho acquistato anche nel negozio di Camaiò una cosina, quindi ve la mostrerò a fine video. Adesso vi mostro cosa ho acquistato da OVS. Da OVS ho preso un pigiama per me davvero molto carino e ve lo mostro. Questo è il pantalone, appunto, del pigiama con questa bellissima trama. Lo cercavo ovunque questo pantalone. Mi sono innamorata appunto di questa trama con il viola, il fucsia, il grigio, il nero e l'oro. In vita questo elastico, vedete? E l'elastico si chiude con questo nastrino viola, davvero molto carino. La gamba, ovviamente, è una gamba abbastanza larga con questo bordino in basso. Davvero carinissimo. Ho preso una XL e l'ho pagato solo 8 euro. Prima costava 16,95 euro. Quindi sono contenta di aver trovato il pigiamino dei miei sogni. Sopra quei pantaloni ho abbinato questa maglia in pile. Faccio una piccola premessa: io non metto mai pigiamini tutti interamente in pile. Se sopra indosso una maglia in pile, sotto indosso un pantalone in cotone, così per equilibrare e non svegliarmi tutta sudata. Comunque, piccola premessa: ho preso questa maglia in pile, mentre il pantalone che vi mostravo prima è 100% cotone. Ha queste graziosissime stelline, è un rosa molto tenue con queste stelline argentate, e sul seno c'è questa scritta, non so se si nota, c'è scritto appunto Dream Big, grandi sogni, e l'ho pagata solo 7 euro. Prima costava 9,99 euro. Ho preso sempre una XL per restare abbastanza comode. Poi abbiamo preso questi qui che sono morbidi in ciniglia, davvero morbidi e spofficiosi. Questi qui rosa tenue con le stelline argentate, 3,99 euro al paio. E poi questo qui che è tipo stile mucchetta beige con le macchioline nere, sempre 3,99 euro al paio. I calzini devono essere morbidi quando si dorme. Questo è il pigiama indossato, davvero molto molto morbido, del genere accarezzami tutta davvero carinissimo con la scritta, carino carino. Sono salita sul comodino, tada! Adoro, voglio vivere in pigiama. Sì! Poi abbiamo preso questo bellissimo maglioncino, non so se si nota, ha tutte treccioline, davvero molto bello e morbido e caldo. Questo abbiamo preso, mi sa, una XL, sì, una XL, e l'abbiamo pagato solo 8 euro. Davvero molto carino al collo in questo modo, poi lo vedete ovviamente indossato, così rende tutti i particolari. Questo è il maglioncino appunto con le trecce, vedete? Fatto in questo modo, tutte treccine. Questo è la manichetta. Certo, il bianco devo aggiungere un po' di fardi in più perché sennò mi fa la faccia cadaverica. Questo è appunto il maglioncino, lo trovo abbastanza comodo e caldo. Poi abbiamo preso quest'altro maglioncino bianco, sempre da OVS, davvero carinissimo questo. Questo è particolare perché maglia rasata, non so se si nota, maglia rasata, qui questo sono i laterali dove appunto ci sono le maniche che sono fatte in questo modo, vedete? E questo è il collo. Vedete, è un collo abbastanza alto e largo, si rigira su se stesso, e questa l'abbiamo pagata 12 euro. Ed eccola qua. Prima costava 26,99 euro, davvero molto calda e comodo anche questa. Questo invece è il maglioncino con il collo a cratere, queste sono le maniche, carinissime anche questo. Mi allontano così vi mostro come mi sta nell'insieme. È davvero molto morbido, non ci fate caso se sotto l'intimo nero, però non avevo voglia di cambiarlo. E questo è appunto il maglioncino, davvero confortevole anche questo.
In ultimo, da OVS ho preso questo maglioncino per Laila, rosa con l'unicorno, davvero molto carino. Poi ve lo mostro anche indossato anche questo, se Laila ovviamente è d'accordo. Davvero molto carino. E questo qui l'abbiamo pagato solo 5 euro. Prima costava 12,99 euro. Davvero molto carino. Questo credo che sia una media per cagnolini. Carino carino, ce n'era anche un altro che era beige con la zampina qui a rilievo, infatti pure questo è un po' a rilievo. Questo è il cappottino di Laila indossato. Laila, fai una sfilata? Bravissima, puzzolo. Attento alla testa. Vieni qua. Tieni. E sei bellissimo, zio, con il cappottino. Ciao amici. Da Tacco ho preso diverse cosine. In primis ho preso questa bellissima giacca, che non so se rende così, dopo ve la mostro indossata, ovviamente, davvero molto carina. C'è il, appunto, il cappuccio con questa finta pellicetta, davvero carinissimo. Ha queste tasche molto grandi, non so se si nota. Poi ve lo mostro ovviamente indossato, perché così non rende assolutamente. Questo l'abbiamo pagato, aspettate che prendo il cartellino, questo l'abbiamo pagato 25 euro, costava 59,99 euro. E poi mi piace tantissimo anche l'interno, c'è questo motivo davvero molto carino, questa trama davvero molto carina. Questa è la giacca indossata, vedete? Spero si noti dove arrivi qui in basso. Ha queste tasche enormi, questi bottoni grandi, vedete? E ovviamente questo colore credo mi stia benissimo con il mio incarnato. E poi c'è il cappello con questa pelliccia sintetica. Che dite? Mi sta bene? Da Tacco ho preso questa felpa davvero molto semplice, non ha nessuna scritta, è di questo rosa molto tenue, i polsini sono fatti in questo modo, anche la parte in basso della vita è fatta appunto in questo modo, con l'elastico, e poi ha il cappuccio, ed eccolo qua, poi ovviamente ve la mostro indossata. Ho preso sempre una XL e l'ho pagata 9,99 euro. Questa qui non era in saldo, ma era nella sezione nuovi arrivi. Mi è piaciuta perché è semplicissima e posso tranquillamente decorarla come voglio. Lo faccio spesso e volentieri questa cosa di acquistare magari dei capi molto basic e dopo andarli a impreziosirli o ricamarli, aggiungere delle perle o anche delle spille, oppure aggiungendo una collana, decorandoli diciamo a modo mio, con la mia di creatività. Questa è la felpa rosa con cappuccio, eccolo qua, ve lo mostro. Io adoro il cappuccio, infatti molte felpe che ho nell'armadio hanno il cappuccio e le trovo davvero comodissime. Queste sono appunto le maniche, mi allontano così vi mostro come mi sta nell'insieme. Questa è la felpina, davvero molto semplice, però al tatto con la pelle questo effetto spazzolato all'interno è davvero davvero un sollievo. Mi piace davvero tanto. Coccolosa! Da Tacco ho preso anche questo maglioncino davvero molto carino, di questa nuance sempre molto tenue. Ve lo mostro a paragoni con la felpa di prima. Vedete, la felpa di prima è molto più chiara rispetto al maglioncino. Davvero molto carino, con questo collo così, e ha questa trama tipo effetto costine. Carino carino, questa è appunto la manichetta, che è fatta in questo modo, e questo l'ho pagato solo 9,99 euro. Prima costava 14,99 euro, a parte che i prezzi di Tacco sono davvero molto convenienti anche senza saldi. E questo ho preso una large, una L. Questo è il maglioncino rosa, è carinissimo, anche questo molto morbido, le maniche sono fatte in questo modo, vedete, sono un po' più morbidine, fatte così. Mi allontano così vi mostro sempre da lontano, si può portare anche un po' così, un po' più morbido, oppure in questo modo, vedete, un po' più morbidino. È carinissimo, questo l'avevo pensato anche con una gonna a tubino sotto, infatti credo che oltre ai pantaloni
metterò anche o la gonna a tubino oppure la gonna con le mille pieghe. Infatti ho visto che è ritornata di nuovo di moda, tutte mille pieghe. Adoro! Poi ho preso questa felpa con la scritta Donald Duck, appunto con paperino, davvero carinissima, fondo bianco con questa stampa davvero carinissima. E questa è in collaborazione appunto con la Disney, vedete? C'è il login della Disney e anche sull'etichetta c'è il logo della Disney. Questa ho preso una small e vi posso assicurare che sono davvero grandissime queste maglie, cascono davvero molto grandi. Infatti inizialmente avevo provato una XL, ma mi stava a vestitino, mi arrivava proprio sul ginocchio, era proprio tipo felpa abitino. E poi piano piano ho provato una L, poi una media, poi alla fine ho deciso per la small, che anche ugualmente è morbida, infatti poi lo vedrete, però mi piace di più sui jeans, quindi ho preso appunto la small. Ce n'era anche un'altra con fondo grigio, con topolina, con tanti colori sul bianco, sul rosa molto acceso, era anche carina, però c'era solo l'XL, quindi non l'ho presa, ho preso solo questa qui con paperino. Io adoro questo genere di maglie, infatti nel mio armadio ci sono tante felpe con tante stampe sul Topolino, Topolina, Pluto, la strega di Biancaneve, cioè adoro, è vero, ho 33 anni, ma chi se ne frega, io adoro le stampe con i personaggi Disney. Ecco qui la maglietta di Donald Duck, è carina, carina, l'adoro. Poi ovviamente è morbidina, vedete? Questa era una small, la trovo davvero carinissima con questa scritta del collo, è così. Le maniche, vedete, sono tutte quante basse, non arrivano qui sulla spalla. Sono carine, carine. Poi infine ho preso questa camicia da tacco. Camicia davvero molto carina, questa sicuramente la indosserò con simil vestitino perché è lunghissima, vedete? Sembra anche informe così, però vi assicuro che è davvero molto carina. Ho preso una 46 e l'ho pagata 12,99 euro, prima costava 19,99 euro. Ah, la maglia di Paperino era tra i nuovi arrivi, quindi non era in saldo, quindi quella lì l'ho pagata a prezzo pieno 17,99 euro. Questa qui invece era in saldo ed è carinissima con questa camicia, ha i bottoncini in questo modo, aspettate dove stanno, ed eccoli qua. Ha i bottoncini fatti in questo modo, tipo con effetto madreperla, davvero carinissima. E poi ve la mostro indossata perché, volendo, questa posso indossarla anche con un leggings e gli stivali o col tacco, quelli bassi. Davvero carina, carina. E poi in vita posso aggiungere anche una cinta oppure lasciarlo Ed morbido. eccomi qua con la camicetta, sono pronta per andare a fare un picnic in campagna. Non so se vedete dove arriva proprio qua su mezza coscia e volendo, come dicevo prima, un pantalone bello attillato e posso indossarla anche con gli stivaletti. È carinissima perché questa camicetta è fatta appunto con questi bottoni a pressione e potete o abbottonarla tutta oppure come me lasciarla un po' di scollatura. In questo modo, e come vi dicevo prima, possiamo inserire anche una cinturina in vita oppure tenerla in questo modo. Poi l'adoro perché si può togliere con un solo gesto. È carinissima. Ovviamente non si è visto niente perché sotto porto la canottina della salute, quindi tranquilli, non vi scandalizzate. Però la trovo davvero molto molto carina. Carinissima. Niente, sono pronta per un picnic. Infine da Camaiò ho preso questa magliettina grigia con lo scollo a V, vedete? Davvero molto molto carina, ha questa trama qui sullo scollo, un attimino che ve lo mostro. E poi sul retro c'è questa parte in pizzo, vedete? Davvero carinissima. Queste sono appunto le maniche e questo è il polsino, cioè appunto il polsino.
e c'è il polsino anche in basso, vedete, con l'elastico, davvero molto carina e semplice. Questa pagata 13,79 euro, prima costava 22 euro e qualcosa, perché non si legge, comunque 22 euro e qualcosa, e ho preso la XL di questa magliettina qui. Questa è la maglietta che ho preso appunto da Camaiò, vedete, appunto c'è lo scollo a V, volendo posso aggiungere qualche collana. Sono molto molto bianca, cioè, la differenza fra faccia e qui décolleté, sono molto molto bianca. Questa è la maglietta, come mi sta, c'è appunto le manichette con l'elastico, stessa cosa qui in vita. Ovviamente qui devo abbondare di fard, perché mi sbatte un po' questo colore. Il video termina qui, spero che questo primo try on haul sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like, un commentino e alla prossima con nuovi acquisti. Ciao! In basso, davvero molto molto questo è il pigiama indossato, del genere voglio vivere così in pigiama tutta la vita.